Fish Experience, al via la prima tappa del format a cura del GAL Sud-Est Barese, un'iniziativa incastonata tra i due più importanti e consolidati eventi estivi organizzati dal Comune di Mola di Bari. Gustiamola è la sagra del polpo. In questa prima giornata di giovedì 28 luglio la nostra troupe ha seguito più eventi. Il primo appuntamento previsto nel programma è stato Mola Coast to Coast, esplorazioni turistico-culturali di 45 minuti in barca nel tratto di costa da Porto Colombo a Wonder Beach, a cura dell'associazione Visit Mola e Peter Nautica. Alle ore 19.30 è stata la volta del laboratorio Leggere il mare, un momento di lettura per bambini sul tema del mare a cura della libreria Per fare un libro. A seguire, sempre nella sede di Palazzo Roberti, alle ore 20.30, la mostra artistica I racconti del mare, a cura di Antonella Berlin, creazioni artigianali e artistiche realizzate con materiali marini di risulta. Infine, alle ore 21, il contest fotografico Io guardo il mare, a cura del Comune di Mola di Bari. All'interno del contenitore di Gustiamolo quest'anno c'è una importante novità, la nuova sagra del polpo, un evento che punta a far risplendere il rapporto tra la grande festa che valorizza i sapori del mare e la comunità. Fish Experience è la terza volta che si ripropone a Mola dopo i successi del 2018-2019, poi abbiamo avuto una sospensione, sapete per quali motivi, e ritorna in grande quest'anno all'interno di un calendario ricchissimo di eventi e di appuntamenti. Abbiamo presentato una mostra bellissima che verrà ospitata in questi giorni al Palazzo Roberti. Oggi adesso c'è la presentazione del contest fotografico. Poco prima c'è stato un laboratorio per bambini davvero molto partecipato, ma sono previste talk show, convegni, visite guidate anche nel mare, una sezione dedicata alla scoperta del riccio in collaborazione con altri GAL della Puglia. Quindi davvero un programma che guarda la valorizzazione del mare, che guarda la valorizzazione dei prodotti locali e in particolar modo quelli che guardano al mare, perché naturalmente è inserito in un contesto molto più ampio che è quello di cui stiamo la d'estate 2022 e della 47esima edizione della Sagra del Polpo. Credo che la varietà di eventi e di proposte che la città in questi 4 giorni offre sia il miglior messaggio, in primis per i pescatori, per il lavoro dei pescatori e per tutto l'indotto della pesca che sta vivendo un momento molto critico, ma da sindaco me lo permetterete anche per la città, affinché attraverso la valorizzazione della sua identità possa scoprirsi più bella e soprattutto possa guardare al futuro con più ottimismo, perché guarda caso, in virtù di quelle che sono le attività svolte in questi anni e le opportunità della programmazione comunitaria del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, gran parte delle iniziative di riqualificazione e di rigenerazione urbana della nostra città guardano e non possono non guardare al mare. Oggi, dopo qualche anno di fermo dovuto alla pandemia, riprendiamo questa meravigliosa manifestazione grazie ovviamente al Comune di Mola di Bari, che lo include in una serie di iniziative proprie. Ritorniamo in piazza per promuovere il nostro territorio soprattutto, i nostri prodotti locali, la nostra cultura. Sicuramente avrà un successo come lo è stato per gli anni scorsi e ci auguriamo che anche per i prossimi anni venga riproposta questa manifestazione e dia la possibilità sempre di più di farci conoscere, ovviamente far conoscere il nostro territorio non solo ovviamente al turismo locale ma al turismo internazionale. Nell'ambito di questo evento Fish Experience, che ha come tema il mare, è evidente che non potevamo non organizzare un qualcosa come un contest fotografico Io guardo il mare, proprio siamo nel decennio del mare, quindi fino al 2030 abbiamo solo 9 anni per poter cambiare, dare un contributo, perché i cambiamenti climatici sono in atto e il mare è la nostra vita, è il nostro il pianeta azzurro, il pianeta Terra dovrebbe appunto chiamarsi pianeta azzurro, quindi il mare che storicamente anche in questo luogo ha avuto un suo grande importanza, è necessario
necessario. Con questo contest vogliamo un po' riprendere quelle che sono le tradizioni del luogo, sia enogastronomiche ma anche proprio legate alle tradizioni marinare, con una sensibilizzazione, tutela alla biodiversità marina, e quindi questo contest fotografico è rivolto soprattutto alla comunità per salvaguardare una risorsa come quella del mare, che diciamo ci può aiutare a contrastare anche i cambiamenti climatici e tutelare il nostro pianeta. Sì, noi siamo felicissimi perché ovviamente, come ben sapete, abbiamo rilanciato questo momento identitario per Mola attraverso due contenitori eccezionali come quello di Gustiamola e come il suo momento finale quello della Sagra del Polpo. Attraverso questo contenitore noi raccontiamo le eccellenze del nostro paese, della nostra comunità, e quale miglior supporto fornito dal GAL Sud-Est Barese ci ha dato la possibilità di regalare anche questi momenti di approfondimento. Abbiamo organizzato di tutto, ci siamo sbizzarriti in tantissime attività, tra escursioni in mare, laboratori didattici per bambini, talk, approfondimenti dei nostri prodotti tipici, e non poteva non mancare una mostra fotografica che potesse raccontare quello che è il rapporto della nostra comunità con le emozioni che possa regalare il mare. Noi siamo felicissimi di poter, oltre ai tanti eventi concertistici, poter regalare momenti di approfondimento. Dobbiamo raccontare la storia e i legami di tante persone che vogliono emozionarsi e vogliono emozionare il pubblico per ricevere una crescita che porta a una visione di promozione territoriale importante, innovativa, che possa legare la tradizione a un futuro che possa essere caratterizzato da qualità. Artistica I racconti del mare, creazioni artigianali e artistiche di Antonella Berlin, quindi le raccontiamo queste opere? Sì, le raccontiamo parlando di un luogo topico di Mola che è l'Acqua di Cristo, e che è un luogo che è nel cuore di tutti i molesi, ma a volte poco considerato dal punto di vista del rispetto ambientale. E quindi mi va proprio di raccontare, di continuarlo a raccontare ancora una volta attraverso delle foto che ritraggono sia le nostre barche, i varched di Mola, che si fermavano fino a un po' di tempo fa proprio nell'area davanti all'Acqua di Cristo con le loro rampare per illuminare la pesca che avrebbero voluto, e sia per evidenziare alcuni più che reati, mancanze di rispetto verso un territorio a cui dobbiamo davvero tanto, considerato che è un territorio che ha aiutato anche nel loro lavoro le due attività più importanti di Mola, che erano la marineria e l'agricoltura. E i contadini, io ho avuto la fortuna di incontrare ancora dei contadini che vengono a prendere la posidonia per distribuirla sotto gli alberi e utilizzarla nei loro campi, come ho incontrato delle persone che vengono a prendere un altro tipo di posidonia, perché la posidonia si presenta sotto varie forme, e vengono a prendere la posidonia bagnata per mantenerci le esche vive che servono per la pesca, che poi fanno da queste barchette non molto a largo dalla costa. E la cosa importante è che davvero non vengono soltanto dal territorio, ne ho incontrate alcuni che venivano addirittura da Gallipoli. E quindi voglio dire, venire da Gallipoli a Mola per riempire dei sacchi di posidonia in cui far mantenere al fresco le esche vive, vuol dire insomma che ha un valore grande, oltre che un valore ambientale di difesa della costa e di tutti gli altri pregi che noi possiamo riconoscere a questa posidonia. Tra l'altro, quando si parla del pescato di Mola, si dice che il pesce a Mola ha un altro sapore. Fino a che questo mi ha spiegato che il pescato di Mola, proprio perché c'è questa prateria di posidonia che ossigena il mare e quindi rende più appetitose le cose che mangiano i pesci, e quindi di conseguenza più appetitosi i pesci, hanno dato una grande fortuna, un grande sviluppo alla vendita del nostro pescato. Quindi grazie posidonia per tutto quello che regala a me ogni volta che ci vado, e una preghiera perché la gente vada a fare tutto quello che di bello si può fare sulla posidonia, all'Acqua di Cristo, ma che eviti di andarci per depositare i rifiuti che non vuole tenere in casa.